venerdì 16 giugno, Palamanuali va in scena la prima semifinale di andata, si fanno anche le prove tecniche, ma intanto andiamo a vedere le formazioni, quelli che sono tra la Butti Osimo e la Pizzeria Paola. Guarda, davvero forti queste due, la tradizione e lo stile concreto di Mister Canullo e la continua evoluzione della Pizzeria Paola, che è arrivata in questa semifinale con quintetti davvero improvvisati, i quali è vedere. Attenzione, quarto minuto, calcio di rigore per Pizzeria Paola, Pinelli dal dischetto, 1-0. Dopo il possesso palla nei primi minuti per i biancorossi, succede che c'è la risposta del Butti Osimo, che si affida al solito Rossi dalla distanza, e qualche minuto dopo il palo del numero 18. 14esimo, Ballorini viene affrontato dall'ottimo Menghini, la difesa dei dorici è davvero efficace, gioca palla in maniera davvero tranquilla, costringendo il Butti al tiro dalla distanza con l'arrembaggio da parte del solito Rossi, che aspetta qualche compagno, scarica a destra per Ballorini, che non inquadra la porta. Ancora la risposta della Pizzeria Paola, Ballorini che viene chiuso. Ripetiamo l'ottimo lavoro della difesa degli anconetani con il portiere volante Lorenzo Penna, che ben ha fatto nei quarti. Squalificato il portiere titolare, la squadra non ne ha un altro, però considerando il buon lavoro del buon Penna, è riconfermatissimo. Ora in avanti con Pianelli, sveglia in questo finale di primo tempo la Pizzeria Paola, che è in vantaggio per 1-0 con il gol da carattere proprio di Pianelli. Ancora un sfogo laterale per quasi autogol, Glorio, bravo Zampirolo che si ripete sulla battuta veloce di 40, 1-0 il primo tempo. Vediamo l'evolversi di questo secondo tempo, ancora in avanti la Pizzeria Paola con Cresta e Zampirolo, gran parata della numero 12 dal quarto minuto, ancora in avanti, questa volta dalla destra, ci mette sempre la mano comunque il portiere Osimano. L'anticipo di Capitano Ritterelli, si invola il numero 16, carica sinistro, ci mette il piede Penna, la risposta immediata di Gabriele Cresta, si lotta a centrocampo, la partita diventa più interessante. Ancora Rossi, mette palla a terra, cerca di fermarlo, 40, sotto la porta, non arriva il piedone del numero 18 dei gialloneri, che non si fermano. Ancora Rossi, di testa fuori, tre occasioni in tre minuti per i gialloneri, che poi ritornano a difendersi sulla pressione della squadra di Mister Belli. Numero da parte di 40, prende tempo, nessuno lo aggredisce, prova il destro, bravo Tapirolo, prova a liberare la propria area, Ballorini, pressione, bravo il numero 2, siamo alla 13esimo, 40, numero, contropiede, il numero 8 dalla sinistra, 2-0 per la Pizzeria Paola. Tutti in avanti, Ballorini, prova la chiusura di Menghini, bravissimo il numero 3. Ancora 40, non aggancia questa volta, riparte il Butti con il solito Rossi, scarica a destra per Glorio, il sinistro, ancora in avanti la squadra di Mister Canullo, vuole assolutamente accorciare, da sotto di due gol, ancora sulla tre quarti la manovra degli Osimani, Glorio, lo scarico per Ballorini, calcio di punizione, Luca Rossi, niente
niente di preoccupante per Penna. Arriva il sesto fallo, non ne approfitta Ballorini, bravissimo Penna che tiene ancora in gara il suo. Incredibile Lorenzo Penna, portiere aggiunto, riprende il possesso del gioco. Menghini sotto porta per 40, che aveva la possibilità di fare il 3-0. La risposta del VT, bellissima nella finale di questa partita. Ancora insiste la squadra del VT, contropiede, sotto pressione la difesa dei ragazzi di Ancona. Ultimi secondi, ultima occasione, spazza via senza preoccuparsi di nulla. Pizzeria Paola vince 2-0 questa semifinale di andata.